Questura di Milano, ufficio prevenzione generale, volante Baggio al quarto turno, da procedimento penale 27938/04. Milano 4-5-2004. Il presente atto, reperito a circa un anno di distanza dai fatti, nella cancelleria del giudice Stefano Maria Civardi. Oggetto. Sentiamo. Annotazione inerente la prima attività di indagine eseguita in questa via Lorentizio Civico 30, presso locale adibito a negozio, in merito ad una persona indagata in stato di libertà. Tale chi? Gengis Khan. Silvio Berlusconi. Russo Silvio Biagio. Si pronuncia Silvio Biagio. Neanche. E chi? Corredo Carnevali. Cecilia Massena. Abbiamo un problema, ti avrebbero risposto meno male. Lo so, perché sei un cretino con licenza ministeriale. Ecco, adesso te l'ho detto, il tuo cervello è come Robinson Crusoe, te lo ricordi? Abbandonato, su un'isola deserta. Sicuramente hai fatto un frontale con la natura, lasciatelo dire, che proprio uno scienziato hai scoperto la formula delle minchiate. Ecco, adesso me lo lasciate dire, veramente, non mi fermo più, sei un mistero, sei un... Oggetto, annotazione inerente alla prima attività di indagine eseguita in questa via Lorentizio Civico 30, presso locale adibito a negozio, in merito ad una persona indagata in stato di libertà. Tale Russo Angelo, che te pareva. E però negano adesso, dice, noi non abbiamo mai scritto queste cose. Rinnegati. Russo Angelo, nato a Piazza Armerina, Enna, il 12/4/1948. Residente a Milano, in via Giambellino, numero 48. È tutto numero 48. Generalizzato a mezzo carta identità numero... Eh sì, sono di io, questa era la mia carta d'identità. Numero AD76505507, rilasciata dal comune di Milano. Professione nulla facente. Beh, non sono io allora. Senti allora, vieni qua, avvicina. Corretto scorfano rosso che non sei altro, hai finito di spettare con la bocca, eh? Allora, tafano maleodorante che non sei altro, bidoccio da fuga, perruca infiammata, sei più brutto di un'unghia incarnita trasculata. La devi finire di smerigliarmi l'apparato urologico, sei più fastidioso dell'elicobatto. Al tuo confronto un esame rettale e una passeggiata di salute. Lo vuoi capire o no, che tanto che comando io ho il diritto di vita e di morte su tutti, compreso te, va bene? Forse sei più inutile di un pezzo di ruffola rimasto in cazzata. E minaccia a pubblico ufficiale, violenza privata, minacce gravi. Allo signor dirigente dell'ufficio prevenzione generale, allo signor dirigente commissariato Porta Genova, il commissariato Porta Genova,
E per conoscenza, al signor dirigente la Digos, al signor dirigente la squadra mobile. Veste? Veste, i marines americani, loro, niente. Veste, al signor dirigente la squadra mobile. Sede! In data odierna, alle ore 19:10, per motivi di opportunità, negli uffici della questura di Milano, il sottoscritto, agente di polizia giudiziaria, assistente. Ma scusa, ma siamo fuori onda, ma come ti è saltato in mente di rispondere a Walter Sengo Mancini? Ma dove siamo al Festival di New York, amici ascoltatori? Con la musica devo dire che ce l'hai nella testa, sei un purpurino imbecilla. Ma lo devo dire, ma perché non vai a farti un diretto nella cambusa di Hannibal Lecter? Ma cos'hai del cervello, un nubifragio? Sono convinto che il giorno del diluvio... Questo equipaggio si portava l'indirizzo in oggetto in merito ad una lite verbale, in merito all'affitto del summenzionato locale. Ma che lite? Ma quale lite? Che lite? Vabbè, così sta scritto. Giunti sul posto, si prendevano contatti con il richiedente tale Corriere Francesco. Si chiamava così, Corriere Francesco. Quello che chiamavo 113 a volante, così, un settimo anno dopo io, nato a Bari, il eccetera eccetera, residente a Milano, in via Novara, civico 62, sicuro che abita lei. È sbagliato e come hai fatto a sbagliare non lo so, vai 5 minuti di pausa. Ma no, ma da macchina è parto e mi arrabbio, forse coraggio, non ho mica finito, che cosa stavo dito a fare e che ancora mi devo scatenare. Allora, cosa vuoi, ma cos'hai, il cervello in crosta di sale, la dico io. Sono messo a camminare su un filo tra un palazzo e l'altro. Saltello vado avanti e indietro, io so tenere l'equilibrio. Farmi vacillare il vento, si spira più di 100 all'ora.